Ben ritrovati, nuovo appuntamento con la nostra rubrica quotidiana denominata Racconto d'arte, dedicata all'analisi e all'approfondimento di artisti e opere d'arte. Quest'oggi parliamo di Paul Signac, un pittore francese nato a Parigi l'11 novembre del 1863 e morto sempre a Parigi il 15 agosto del 1935. Diede vita, lui, insieme a Georges Seurat, al puntinismo e alla tecnica del divisionismo. Infatti rappresenta uno dei principali esponenti di queste due correnti. Per quanto riguarda l'opera che abbiamo scelto quest'oggi di approfondire insieme a voi è La Senna Amante. La Senna Amante è un dipinto realizzato da Signac per ritrarre un ampio tratto del fiume, della Senna, dove si rispecchia la collegiata di Notre-Dame di Mandelas-Joly. È datato tra il 1899 e il 1900, è un olio su tela che misura 46 x 55 cm. Al momento è esposto nei Paesi Bassi al Kroller Müller Museum. Per quanto riguarda la descrizione, sappiamo quindi, come abbiamo detto all'inizio, che è una veduta che ritrae la Senna che scorre in primo piano e sul fondo si vede per l'appunto la collegiata di Notre-Dame di Mantes. A destra il lungo Pont Neuf che attraversa la Senna, mentre a sinistra è dipinto un grande albero. Sulla riva invece possiamo scorgere delle lavandaie, o meglio due lavandaie, al lavoro. Per quanto riguarda lo stile di quest'opera, dobbiamo sicuramente fare un passo indietro per ripercorrere quello che è lo stile dell'artista per comprendere meglio le tecniche utilizzate nello specifico in questo dipinto. Infatti gli storici dell'arte considerano Paul Signac un maestro del neo-impressionismo. I suoi dipinti infatti sono realizzati con la tecnica, come dicevamo prima, del puntinismo che, diversamente da quella utilizzata da Georges Seurat, è realizzata con piccoli tratti di colore. Nel tempo le pennellate separate di Signac infatti diventano piccoli rettangoli simili ad alcune tessere di un mosaico. Infatti l'artista solitamente orientava i suoi tratti in relazione al particolare del paesaggio. Ad esempio sulla superficie della Senna i tratti sono orizzontali, mentre sul tronco e sull'architettura sono verticali. Ecco, come altri artisti del neoimpressionismo, anche Signac si fece promotore del ritorno alla forma che il pittore ottenne attraverso i contrasti di colore tra le campiture delle diverse figure. Nei suoi dipinti, inoltre, come in questo, è presente un debole chiaroscuro, ma la principale caratteristica è l'utilizzo di un colore brillante e saturo con contrasti complementari tra loro. Ovviamente l'abbiamo già detto che si tratta di un dipinto con tecnica di realizzato con una tecnica di piccoli tratti di colori ad olio applicati direttamente sulla tela, ma dobbiamo specificare adesso meglio i colori utilizzati e anche il gioco di illuminazione che si viene a creare. Quindi è un'opera, come potete ben vedere, caratterizzata da colori chiari e freddi che si ritrovano nel cielo e che si rispecchiano nella Senna, sulla natura del primo piano e sull'albero a destra. Le architetture del fondo invece sono realizzate sono colorate con tonalità molto calde, come ad esempio il giallo pallido, mentre gli alberi sono di colore rosa. Questi colori si riflettono a loro volta sul fiume colorando di rosa, arancio e giallo quella che è la superficie della Senna. Ovviamente sono presenti contrasti di luminosità tra il grande albero che si trova a sinistra e il paesaggio di fondo, ma anche contrasti di colore complementari a cui accennavamo prima, come nel caso dei riflessi sull'acqua che sono colore arancione e azzurro. Ecco, l'illuminazione diffusa comunque complessivamente proviene dal fronte del dipinto e quindi non crea ombre particolari, comunque che non si vedono eccessivamente. Per quanto riguarda lo spazio, parliamo comunque di un ampio tratto di fiume che è delimitato davanti dalla riva sulla quale si trovano le lavandaie e sulla riva opposta invece dal centro abitato cui accennavamo prima. Il grande albero di sinistra sicuramente offre un punto di riferimento visivo per misurare quelle che sono le distanze del paesaggio, ma la profondità è rappresentata dalla relativa grandezza della natura, dell'edificio religioso
e dalla fuga prospettica del ponte che si trova sulla destra. Il punto di vista si trova molto distante dal primo piano e dalla riva, in posizione leggermente rialzata, e poi lo spazio possiamo dire che è organizzato per piani paralleli, infatti partendo dalla riva che si trova in primo piano, poi segue la Senna e infine il centro abitato che si trova sulla riva opposta. Il ponte che attraversa il fiume a destra crea un elemento di collegamento tra i vari piani del paesaggio e infine quello che dobbiamo dire è che è un'opera d'arte, un dipinto di forma rettangolare, mentre l'inquadratura orizzontale racchiude il paesaggio con al centro la collegiata di Mantes. Il corso del fiume è incorniciato da quelli che sono gli elementi tipici del paesaggio che vanno a rappresentare un'area ovale proprio al centro inferiore del dipinto, e poi in corrispondenza del centro delle diagonali del rettangolo si trova l'edificio religioso, quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, che acquista una grande importanza compositiva. E infine la Senna che occupa il terzo inferiore dell'altezza dell'opera. Era questo l'ultimo dettaglio di questa analisi dell'opera di Paul Signac. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento a domani con un'altra puntata di Racconto d'Arte.